L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà. Ancora brucia. Lei che ne dice? 3-4 ore al massimo. Crede siano in molti? Mi stia a sentire. Se il generale Custer sta cercando i Sioux, ne avrà quanti ne vuole prima che tramonti il sole. È quella la confluenza? Bighorn e Little Bighorn, sì, confluiscono lì. Windymin e Conjo Ford si trova a 4 miglia da qui. È lì che intende attraversare. I Sioux? Dove saranno adesso? Al suo posto non sarei così impaziente. Torniamo indietro e diciamo al generale Custer che quei maledetti indiani sono molto vicini. Un po' troppo per i miei gusti. Erano spari? Sì. Ma che fai? Mantieni la calma. Facciamo esercitazioni. Se ognuno si mette a sparare a casaccia, qui si scatena una vera guerra. È l'apertura della caccia, magari. Che ne dici, McCluskey? Ti va di cacciare qualche bufalo? Andiamo a dare un'occhiata. Se si tratta del nemico, io mi arrendo. Se mi fanno prigioniero di guerra, resto a guardare fino alla fine dei giochi. Fa troppo caldo in questo forno. Beh, mi sorprendi, McCluskey. Io e il sergente ti stiamo osservando da un po'. E pensavamo di segnalarti per una promozione. Anche se leggi sempre le mappe capovolte, insomma, come tiratore lasci piuttosto a desiderare. Ehi, non è vero. Una tenda indiana. Questa è una vera tenda indiana. 1 milione di uomini nella Guardia Nazionale e io ho la fortuna di andarmene in giro con un carro armato con l'ultimo degli scout. Hai ragione, McCluskey, è una tenda indiana. Ma perché sei così felice? Beh, è interessante. Là i fiumi Bighorn e Little Bighorn confluiscono. Custer ha combattuto da queste parti. Custer? Custer chi? Il generale Custer. Qui il 7° Cavalleria ha affrontato i Sioux. Ehi, date un'occhiata. Dove l'hai trovata? 7° Cavalleria. Che ne dice, sergente? Dico che è in condizioni fin troppo buone per essere qui da 80 anni. Non lo pensate anche voi? In un posto del genere devono esserci tanti fantasmi. Oh sì, fantasmi, certo. Sai, McCluskey ha ragione. Da queste parti si è combattuta una dura battaglia. Custer e 200 uomini contro 2000 Sioux almeno. Già, un atto eroico. Ne ha mai sentito parlare? Sì che ne ho sentito parlare, certo. Ne ho sentito parlare. Chissà, magari l'anno prossimo qualche museo vi manderà qui a fare una spedizione.